dominato per parte. All'Olimpico Lazio e Juve si affrontano a punteggio pieno dopo due giornate. Il primo acuto è dei bianconeri. Amauri di petto per il destro al volo di Trezeguet, respinge a pugni Muslera. Si ripetono i due attaccanti della Juve. Trezeguet manca la conclusione e Muslera, uscito bene, sventa la minaccia. Primo squillo della Lazio a metà tempo. Splendida azione personale di Kolarov e sinistro che costringe Buffon alla prodezza in angolo. Altra conclusione dalla distanza di Baronio poco dopo la mezz'ora, ma il portierone azzurro è attento. Esce Diego infortunato, al suo posto Giovinco, e prima dell'intervallo Lazio in gol. Batti e ribatti in area, chiuso dal sinistro vincente di Mauri. Ma l'arbitro Gervasoni ha già fermato tutto, forse per un fallo di Cruz sulle grottaglie. La Lazio protesta, i dubbi restano. Ripresa, la Lazio tiene bene il campo, ma è la Juve a sfiorare il vantaggio. Cross teso di Grosso e a Mauri non ci arriva di un soffio. A metà tempo ancora Juve, combinazione Grosso-Giovinco-Trezeguet, girata lenta del francese e Muslera para a terra. Prima della mezz'ora il punteggio si sblocca, Marchisio ispira l'azione, Caceres la finalizza. Per l'uruguaiano gol al debutto in Serie A. La Lazio accusa il colpo e in pieno recupero arriva il raddoppio. Cross di Giovinco, Muslera respinge su Amauri, sinistro vincente di Trezeguet. All'Olimpico risultato finale, Lazio 0, Juventus 2.